Ciao ragazzi e bentornati, io sono Antonio e oggi nuovo video a tema Harry Potter, ma prima di cominciare vi ricordo che su Pumpling, utilizzando il mio codice sconto 7Potter, avrete il 20% di sconto su tutti i vostri acquisti presenti e futuri e lo sconto è cumulabile con tutte le offerte in corso di Pumpling. E in info box trovate anche il link alla mia vetrina Amazon, vetrina sempre ricca di tante novità potteriane, vado lì ad aggiungere tutte le cose nuove che trovo su Amazon e naturalmente cose che voglio portare successivamente qui sul canale, quindi oltre che acquistare tramite il mio link e sostenere il canale potete anche spulciare tutte le varie novità potteriane. Ma detto questo ragazzi passiamo al contenuto di oggi, naturalmente potteriano, e si tratta di questo fascicolo qui. Si tratta di un'iniziativa editoriale edita da Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera che trovate in edicola già adesso, il primo numero è stato rilasciato il 23 di febbraio ma rimarrà in edicola per 4 settimane, quindi siete ancora in tempo per recuperarlo. Il primo numero ha un costo di 4,99€ oltre al costo del quotidiano in abbinato e ragazzi si tratta naturalmente di un'opera a fascicoli e questo è il primo numero che adesso andremo a vedere bene assieme. Ma di cosa si tratta? Si tratta del castello di Hogwarts, quindi tramite questi fascicoli andremo a costruire la sala grande, questa torre e una parte del castello. E cosa che trovo molto carina è anche la sala grande che ha queste due pareti scorrevoli dove all'interno abbiamo questo scenario dove andare poi ad ambientare le nostre scene con all'interno i tavoli delle case e anche il tavolo grande dei professori. Naturalmente questo è una sorta di piccolo teatro dove andare poi a mettere in scena le proprie storie e temi Harry Potter, io lo trovo molto molto indicato soprattutto per i bambini, soprattutto anche per i ragazzini, ma naturalmente ragazzi piace un sacco anche a me che sono molto più grande perché è fatto davvero molto molto bene, mi piace la sala grande così come è stata realizzata all'esterno soprattutto perché è davvero molto molto ben dettagliata. E poi ci sono diverse chicche da scoprire in questo castello, come ad esempio gli stemmi delle case da andare a scoprire con l'uso delle bacchette, ce ne saranno due, una magnetica e una invece con una lampadina in punta che servirà appunto a scoprire i simboli nascosti sulla superficie del castello. Poi ad esempio le vetrate della sala grande sono delle vetrate che si illuminano al buio, troveremo qui all'interno della torre anche le scale e come ben sappiamo alle scale piace cambiare e infatti tramite la bacchetta magnetica si potranno spostare le scale all'interno della torre. Io comunque lo trovo un diorama molto molto ben fatto ed è anche grandissimo, è grande 55 cm, quindi credo sia più o meno delle dimensioni del castello che vedete alle mie spalle, solo che in questo caso è la metà di quello che vedete qui alle mie spalle, però è molto più grande. Quindi si parla solamente di questa ala qui del castello, che comunque secondo me è davvero molto molto utile anche fini collezionistici per poter mettere esposti al suo interno anche altre action figure di Harry Potter. Io lo trovo comunque molto molto bello questo castello, ci si possono fare davvero tante cose. E naturalmente il castello, che come vi dicevo è molto grande, 56x45 cm e 55 invece l'altezza, non arriva solo il castello ma arrivano anche i personaggi. Qui ne vediamo alcuni, abbiamo la McGranitt, abbiamo Hagrid, abbiamo Silente, Harry, Hermione e Ron, ma i personaggi sono 20, quindi ci sono anche tutti i professori, ci sono davvero un sacco di personaggi. E ragazzi adesso direi di andare a vedere il contenuto del primo fascicolo. Mi piace che sia stato inserito così con questa sorta di slipcase così da poterlo andare a rimuovere e volendo si può anche conservare il fascicoletto, l'allegato, così da poterli conservare tutti da parte e poi aprirli soltanto una volta avuti tutti i numeri in mano. E poi ragazzi c'è anche questo che è un allegato cartaceo che adesso andremo a sfogliare assieme naturalmente, spero di poterlo staccare. Eccolo qui, l'ho tirato fuori dalla sua busta protettiva, abbiamo il fascicolo 01 che è questo qui e abbiamo il castello di Hogwarts, questo bellissimo artwork in copertina. E poi all'interno abbiamo una bella infarinatura sulla scuola di magia e stregoneria di Hogwarts, abbiamo tutte le varie case, quindi una vera e propria introduzione all'espresso di Hogwarts, alla sala grande, allo smistamento, quindi è un vero e proprio primo approccio
al castello di Hogwarts e alla storia di Harry Potter. Infatti troviamo anche questa che è una scheda descrittiva del personaggio di Harry, che è il personaggio che troviamo in allegato a questo fascicolo, quindi presumo che man mano che usciranno gli altri personaggi troveremo anche le schede degli altri personaggi in allegato. E poi abbiamo anche la scheda dei pezzi del castello che abbiamo trovato nel fascicolo e ci viene anche spiegato tramite un codice a colori dove andranno posizionati i pezzi nel castello. Questa volta abbiamo trovato appunto le tre torrette della grande torre dietro la sala grande, abbiamo trovato una delle scale e il personaggio di Harry che adesso andremo a vedere meglio. E poi ci viene anche detto cosa troveremo la prossima settimana e quindi nel secondo numero troveremo uno sticker di uno dei quadri della galleria di Hogwarts, due pezzi della torre quella lì più grande, anche la base e un pezzo del corridoio interno. Quindi questo è quello che si troverà nel secondo numero. Tutti i numeri successivi al primo avranno un costo di 7,99 euro, che ragazzi, vedendo il diorama quanto è grande, e i pezzi sono comunque molto grandi, quelli che troviamo abbinati in ogni fascicolo, mi sembra comunque un prezzo più che onesto. Ragazzi, ecco qui l'allegato che adesso andiamo ad aprire e vediamo com'è la qualità del materiale, la qualità della piccola action figure. Mi piace moltissimo che comunque anche il cartoncino è totalmente brandizzato Wizarding World, quindi prodotto assolutamente sotto licenza e adesso lo andiamo ad aprire e ve lo faccio vedere meglio. Ok. Tiriamo fuori le tre torrette, eccole qui. Queste sono un pezzo unico con i due agganci laterali. Ragazzi, se paragonati a quelli alle mie spalle che vedete dietro di me, le tre torrette, queste sono grandi il doppio. Quindi vi lascio immaginare quanto sarà grande una volta finito il diorama. Mi piace moltissimo. Poi abbiamo trovato anche questa che è la punta della grande torre. Quindi sempre la stessa torre dove andranno agganciati questi qua, quindi questa è la punta. Ragazzi, deve essere proprio gigante. E poi abbiamo trovato questa che è una delle scale della torre, quindi guardate quanto è grande questa scala e alcune di queste scale si potranno andare a spostare tramite delle calamite, dei magneti posti in punti strategici. Quindi questa è una delle scale gotiche del castello. Ragazzi, devo dire è molto molto bello. E poi abbiamo anche Harry. Eccolo qui, Harry che come base ha questo piccolo scudo in oro, sembra uno degli scudi del Quidditch, dei trofei del Quidditch, e infatti tiene in mano anche la sua scopa, ha in mano la Nimbus 2000, credo, sembra la Nimbus, e poi ha la sua sciarpetta di Grifondoro, e ragazzi anche in faccia comunque è fatto molto molto bene, sono molto carine queste statuine e sono 20 in totale. Quindi poi queste si potranno andare a posizionare ad esempio all'interno della sala grande e poi una volta aperti i due muri esterni si vanno a scoprire tutti i vari personaggi. Deve essere davvero molto molto figo una volta completo. Sono davvero molto molto contento che Harry Potter stia avendo nuovamente uno slancio nel suo merchandising, stanno arrivando tantissime novità ultimamente, nuove edizioni di libri, nuove raccolte come questa qui della Gazzetta dello Sport, davvero c'è una sorta di rinascimento di Harry Potter nuovamente. Sono molto molto contento che venga continuamente riscoperto perché ha ancora tanto, tantissimo da dare. Infatti non vedo l'ora che sapremo maggiori dettagli sulla serie TV, ad esempio di HBO, e poi magari arriveranno altri gadget, altre cose molto interessanti. È davvero molto molto carina, mi piace questa raccolta. Fatemi sapere voi se nei commenti se vi piacerebbe vedere anche i numeri successivi, se vi piacerebbe vederlo tutto completo. Fatemi sapere sotto nei commenti se acquisterete questo fascicolo. Io ve lo consiglio, il costo mi sembra adeguato, i materiali usati per realizzare il castello mi sembrano molto buoni, quindi sono molto molto positivo. Quindi ragazzi, detto questo, io adesso vi saluto, ci tenevo a farvi vedere questo primo fascicolo perché mi è sembrata un'iniziativa molto molto carina e naturalmente come al solito iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, condividete il video con i vostri amici e mi raccomando fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate, se l'avete già acquistato e tutti i vostri pensieri in merito. Noi ci vediamo prestissimo con delle novità ragazzi pazzesche, ve lo dico già adesso, ci saranno delle novità assurde, arriveranno cose che non vi aspettate e quindi ragazzi, mi raccomando, rimanete sintonizzati. Detto questo, chiudo il becco, bando alle ciance e noi ci vediamo la prossima volta. Ciao!